tutti, sono Barbie Xanax e oggi volevamo parlare insieme delle nomination del Golden Globe. In diversi mi avete chiesto questo video, quindi facciamolo. Chiacchieriamo insieme un po', siamo un pochino delle pettegole. Allora, parliamo subito delle nomination come miglior film. Come dramma c'è nominato Carol di Todd Haynes, che io ho amato tantissimo ed è bellissimo, vi consiglio di andarlo a vedere. Io adoro tantissimo Todd Haynes, quindi forse sono di parte, non lo so. L'altra nomination è Mad Max Fury Road, un altro film che a me è piaciuto tantissimo. Vi lascerò la recensione qui sotto, dovete vederlo, però era meglio vederlo al cinema. Se avete una qualità scarsa, non lo vedete, non fatevi del male. Gli altri film sono The Revenant, che io voglio vedere, che uscirà tra poco con Leonardo DiCaprio. Ogni volta che c'è un nuovo film tutti dicono: questo è l'Oscar di DiCaprio, questo è il film che gli farà vincere l'Oscar. Eppure quella volta non lo vince mai, poverino. Io non lo so, sono molto curiosa, non ho visto nulla, ho visto solo un'immagine, due immagini. Non voglio sapere nulla di questo film, voglio andare a mente bianca a vederlo. L'altro film nominato è Room. Room ne ho sentito parlare tantissimo al Festival del Cinema di Roma. Era piaciuto praticamente a tutti. Ho visto solamente il trailer che l'hanno fatto poco prima di Carol, quando sono andata a vederlo. Quindi mi sono molto molto incuriosita di questa cosa. È una storia di un rapporto tra una madre e una figlia rinchiusi in una stanza. È molto 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 strano come film e mi attira. Soprattutto perché ne hanno parlato così tanto e sembrava una produzione veramente piccolina. Quindi sono curiosa. Un altro film nominato a Spotlight, che io non so. Ah, è un film con Mark Ruffalo. Mark Ruffalo è molto sottovalutato, io non riesco a capire perché. Michael Keaton, Rachel Adams. Ah, ecco, The Story, Break the Story, Break the Silence. Sì, l'ho sentita allora questa cosa, l'ho sentito questo film, però non l'ho visto. Boh, voi l'avete già visto? Non lo so, ditemelo. Come miglior film di commedia o musical sono stati nominati The Big Short. E io voglio andare a vedere, è uscito in italiano con La Grande Scommessa il nome e voglio assolutamente vederlo. Il film Joy, quello là con Jennifer Lawrence, che fa la parte di una scienziata, sono molto curiosa di quel film, però sinceramente deve ancora uscire in Italia. The Martian, che io ancora non ho visto sinceramente, e Spy, che sinceramente sentivo questo rumore, cioè il mio cane si sta masticando le unghie. Boh, io The Spy sinceramente non è che mi incuriosisse troppo, è il film con Melissa McCarthy, però boh, mi sembrava il classico film con Melissa McCarthy, che dopo un po' a me ha annoiato, sinceramente, posso dirvelo. L'altro film nominato è Trainbreaker, che dovrebbe essere qui in italiano con Amy Schumer, tipo la mia ex fidanzata, super fidanzata, una roba del genere, cosa ragazza, boh, no, sinceramente non l'ho visto. Sì, quel genere di umorismo a me non sempre fa ridere, tipo ho apprezzato molto, mi è piaciuto, mi aveva fatto tantissimo ridere, tipo le damigelle della sposa, quello mi ha fatto tanto ridere. Però in genere questo genere di film non mi fanno ridere. Io ho un umorismo tutto mio, lo riconosco, eh. Boh, voi se l'avete visto e vi sono piaciuti, ditemelo. Io sinceramente, allora, per drama tifo per Carol, per musical o comedy, boh, così a scatola chiusa, non avendo visto praticamente niente, sì, niente, tipo per La Grande Scommessa, perché mi sembrava una bomba dal trailer. Per i migliori attori in cinema e nei film drammatici ci sono come miglior attrice Kate Blanchett per Carol, poi c'è Brie Larson per Room, sembra molto brava, Rooney Mara per Carol, Saoirse Ronan, scusate, mi dispiace come la sto leggendo, mi dispiace tantissimo, in Brooklyn, che non so questo film, sinceramente ignoro totalmente, e Alicia Vikander per The Danish Girl. Io qui tifo assolutamente per Kate Blanchett, perché secondo me è divina, dovrebbe avere un miliardo di Oscar a casa se fosse per me, perché ogni cosa che fa, cioè veramente anche la pubblicità dello Swiffer, secondo me lo farebbe tipo con un tono come se fosse la cosa più figa dell'universo, tipo che ti guarda così con lo sguardo super magnetico e fa un sorriso, e tu la guardi e dici: oh, quanto vorrei comprare quello Swiffer, allora sì che sarei figa. Per gli attori invece sono candidati Bryan Cranston, quello di Breaking Bad, oppure di Malcolm in the Middle, che praticamente non l'ha visto nessuno, per il film Trumbo, che sembra tipo la versione porno di Dumbo. Cos'è? Non lo so, non ho visto nulla, ditemi. Se l'avete visto, ditemi, parlatemene. Leonardo DiCaprio per The Revenant, vabbè, Leonardo DiCaprio è tipo me, viene sempre candidato e non viene manco mai invitato tra un po'. Michael Fassbender per Steve Jobs, io voglio vedere questo film, non vedo l'ora di vederlo. Ed Redman, che sarà praticamente il mio futuro marito, anche se lui è sposato, ma sono dettagli, per The Danish Girl. E Will Smith per Concussion. Allora, Will Smith, per me Will Smith non sa recitare, detto da noi. A parte film action, in action sa recitare, ma in dramma no, no, no. Non so se avete visto il suo figlio, ma
recitava malissimo, adesso ha buttato via la carriera recitativa, si è riciclato tipo in versione attivista eccetera, cioè ok, molto buoni messaggi, però anche fly down baby, per me Will Smith non sa recitare, no? Cioè nel Principe di Bel-Air ok, era un figo, però il resto... Quindi come miglior attore voto per Eddie Redmayne. Sicuramente agli Oscar non vincerà, non farà la doppietta, anche se non sarebbe male. Allora sì, l'anno scorso aveva vinto, sì. Sì, mi sembra, sì, non mi ricordo, ha una mente devastante. E Leonardo DiCaprio lo tiferò per gli Oscar, perché così è proprio morale, anche se verrà candidato per un film di merda, vai, cioè, pigliatelo quell'Oscar, vai. Come miglior attrice nella serie comedy o musical sono stati nominati per le attrici Jennifer Lawrence per Joy, Melissa McCarthy in Spy, Amy Schumer in Trainwrecker, Maggie Smith per The Lady in the Van, Lily Tomlin per Grandma. Io sinceramente questi ultimi due film non li avevo nemmeno mai sentiti nominare. Siamo anche le attrici, ma chi sono queste due? Boh. Amy Schumer adesso sta avendo un sacco di spazio nei media americani, perché lei con Tina Fey fanno molte campagne pro girl power, quindi questa cosa mi piace, però sinceramente a me lei non è che fa ridere particolarmente, quindi non... ok, sei una brava persona, fai cose perfette, non vuol dire che i tuoi film siano magnifici, no. E sinceramente Melissa McCarthy io la preferivo quando faceva una mamma per amica, ricordi di infanzia, e come vi ho detto Spy non mi faceva ridere il fatto che questa fosse un po' una pasticciona, basta. E sinceramente Jennifer Lawrence sembra dal trailer non male, però io sinceramente la trovo molto sopravvalutata, cioè sembra Jennifer Lawrence, cioè no, non è che sia questo mostro recitativo, eh. Quindi boh, non so per chi ti fare, non so, per quelle due che non conosco, porelle, sì, dai. Come migliori attori nei film, musical e commedia, senza sentire e botte sono i miei vicini, grazie vicini. Sono nominati Christian Bale per The Big Short, la grande scommessa insomma, Steve Carell per La grande scommessa, Matt Damon per The Martian, Al Pacino per Danny Collins e Mark Ruffalo per Infinity Polar Bear. Sinceramente Mark Ruffalo a me, secondo me è molto sottovalutato, ve l'ho detto. Però boh, Christian Bale sono un pochino di parte, Steve Carell mi sta simpatico, però allo stesso tempo mi dà un proprio di antipatico, tipo quei tizi che tu gli fai ciao Steve, e lui ti guarda così, mi fa non rompere le palle, e si dice così, boh, non lo so, me lo immagino così, non lo so perché. A cuore tifo per o per Damon o Mark Ruffalo o Christian Bale, tutti praticamente. Al Pacino secondo me, cioè, hai avuto il tuo periodo, ora per un film di merda avere un'altra nomination non mi sembra il caso. Se fai un altro film come si deve, ok, te la meriti tutta, altrimenti no. Passiamo ora alle nomination di attore non protagonista, e come attrice non protagonista è stata nominata Jane Fonda per Youth, la giovinezza di Paolo Sorrentino, stava di Giovanni Sorrentino, non so perché, tipo Giovanni Paolo II nella mia testa. Poi c'era Jennifer Jason Leigh per The Hateful Hate di Quentin Tarantino, Ellen Mirren per Trumbo, Alicia Vikander per Ex Machina, Kate Winslet per Steve Jobs. Allora, io sono una grandissima fan di Kate Winslet, lei è un'altra che per me potrebbe diventare la regina dell'universo, proprio così. E lei decidesse tipo di fare qualcosa, ok, tu puoi fare tutto Kate, puoi fare tutto. Ho sentito parlare molto bene di Ex Machina, io The Hateful Eight, sinceramente, non so, cioè, io sinceramente ultimamente non è che sono così fiduciosa a scatola chiusa di Tarantino, perché secondo me sta un po' pisciando fuori dal vasetto, cioè ha detto no, non rilascio più interviste, no, Star Wars ha avuto tantissime cose, tantissimi cinema hanno voluto il film di Star Wars e non il mio, cioè amore mio, ma è normale che quello farà un sacco di soldi, anche tu non è che sei l'ultimo venuto, non è che sei il registino che non si è mai cagato nessuno, cioè sei Quentin Tarantino, quindi cosa che tu sei Quentin Tarantino farà vendere, varrà anche per te, ci sarà magari il film del regista che non si caga nessuno, che non è conosciuto da nessuno, ma magari è fighissimo, che quindi non sarà preso dai cinema proprio perché è un signor nessuno, quindi insomma, io per questi tifo per Kate Winslet, oppure Ellen Mirren a me piace molto, però non lo so, Kate Winslet, così a cavolo, non ho visto nulla di questi film, però vabbè. Come miglior attore non protagonista è stato nominato Paul Dano nel film Love and Mercy, mai sentito, Idris Elba, Beast of No Nation, è bellissimo, questo l'ho visto, è bellissimo, assolutamente sì, Mark Riley per Bridge of Spies, ovvero il ponte delle spie, Michael Shannon per 99 Homes, mai visto, Sylvester Stallone per Creed,
Sylvester Stallone. Ah, che nel ruolo di Rocky il Balboa. Oh mio Dio, ma che trash è questo, Creed? Ne avevo visto e c'era la tizia dei Robinson, che poi non è invecchiata per niente, non so come sia possibile. E poi c'è Sylvester Stallone, lo vuoi nominare ai Golden Globe? Cioè, ma che cosa hai visto? Nella stessa categoria di Idris Elba in Beast of No Nation. Se non l'avete visto, Beast of No Nation, dovete assolutamente vederlo. È molto, molto bello. Io sono una fan di Keri Yogi Fukunaga e lui è il regista anche di True Detective, la prima serie, la seconda fa schifo, la prima è bellissima. Lui è fantastico, ho visto anche diversi suoi film tipo Sin Nombre, che è molto 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 bello, dovete assolutamente vederlo. Sia Beast of No Nation sia Sin Nombre è su Netflix, quindi se ce l'avete potete vederli. Lui è bellissimo, è fantastico, tutto ciò che fa è bello e lui secondo me è molto bello. Una volta ho visto un tizio che gli assomigliava vagamente sulla metro e quindi ho detto, ma se fosse lui e io avessi avuto la possibilità di incontrarlo e di dire, ehi, sei bravissimo, e invece ho perso questa opportunità, non lo sapremo mai. O magari era un tizio così che stava lì, non sa nemmeno chi è Fukunaga, e io vado lì, sei Fukunaga, magari pensa tipo che lo sto prendendo in giro e mi dà una pizza in faccia. Ah, la metro di Roma. Qui voto assolutamente per Idris Elba perché è bellissimo, è bravissimo, bravo, bravo, bravo. Nelle altre categorie come miglior regista c'è Todd Haynes in Carol, Alejandro González in Iñárritu The Revenant, Tom McCarry per Spotlight, George Miller per Mad Max Fury Road, Ridley Scott per The Martian. Allora, io voto per Todd Haynes perché secondo me è un po' sottovalutatino come regista, non fa abbastanza film, per me dovrebbe farne veramente a pacchi, tipo, non dico un film all'anno però, quasi. Io se fossi una produttrice gli darei soldi. Iñárritu ha fatto un film molto bello, che se non sbaglio era suo, se non so per dire una scemenza, che è Babel. Babel è bellissimo, un film meraviglioso, io lo vidi addirittura al cinema, sono stata veramente un'impavida all'epoca a vederlo al cinema con tre persone in sala. È bellissimo, dovete assolutamente vederlo, è bellissimo, anche questo c'è su Netflix, vedetelo. George Miller con Mad Max secondo me ha fatto un ottimo lavoro, però credo che magari i premi possano aiutare anche a dare più spazio film un pochino di nicchia, quindi dargli credibilità, fargli conoscere magari anche al largo pubblico, dicono che ho vinto gli Emmy, no gli Emmy, i Golden Globe, magari non ha assolutamente voglia di sapere chi cavolo sia Todd Haynes, nemmeno digitando su Google, quindi io direi Todd Haynes, però anche George Miller secondo me ha fatto un ottimo lavoro. Come miglior sceneggiatura sono candidate Emma Donoghue per Run. Ciao Marta. Tom McCarthy e Josh Singer per Spotlight, poi Richard Randolph e Adam McKay per The Big Short, ovvero La Grande Scommessa, Aaron Sorkin per Steve Jobs e Quentin Tarantino per The Hateful Eight. Io sono ancora del parere per Quentin, fly down, rimettiti in riga, anche perché le critiche molto spesso, anche non a prescindere, non i commenti da stronzi, però anche il fatto, ehi, a me Tarantino non è piaciuto il tuo film, secondo me fanno bene i registi un pochino troppo idolatrati finiscono per fare delle cagate immonde, perché iniziano a entrare nel loro mondo e non capire che devono comunicare con qualcuno con il loro film, ma pensano tipo a fare un film per loro, un po' come se io mi facessi adesso un video da sola dove mi facessi poi me lo riguardo e dico quanto sono figa. Però ecco, non sarebbe un bel video da vedere per voi, voi direste giustamente è una cagata, però se io vi dicessi sono Barbie Xanax, come vi permettete, e tutto il mondo dicesse ugualmente è Barbie Xanax, come vi permettete, io continuerei a fare quei video. Quindi io sì, voto per La Grande Scommessa, così. Boh, perché poi magari non è nemmeno La Grande Scommessa in italiano, sto facendo una figura. Come miglior colonna sonora sono candidati Carter Burwell per Carol, Alexander Desplat per The Danish Girl, Ennio Morricone per The Hateful Eight, Daniel Plumberton per Steve Jobs, Ryuki Sakamoto Alvanotto per The Revenant. Allora, non so perché ho fatto così, boh, mi si ispirava molto Sailor Moon. Di questo ho sentito solamente Carol. Ennio Morricone, vabbè, Ennio Morricone, gli vogliamo dare un altro premio, vabbè, diamolo, siamo patriottici, sotto questo aspetto sì, con Sorrentino no, non sono patriottica, no, non vinci niente, però per questo aspetto sì. Quindi faccio il tipo praticamente per tre, per il film di Carol, per The Danish Girl, anche per questo aspetto, perché potrebbe i premi aiutarlo ad arrivare al grande pubblico. Ennio Morricone, vabbè, già sappiamo chi è Ennio Morricone, diciamo sì, ok, bravo, sarebbe giusto riconfermarlo ogni volta, però già sappiamo. Come miglior canzone originale sono nominati Grigio, One Kind of Love per il film Love and Mercy, See You Again per Fast and Furious 7 del sommo poeta Wiz Khalifa,
Simple Song 3 di David Lang per Youth e Writing on the Wall di Spectre. Sinceramente non so per chi votare, quindi voterò a caso. Posso dire la verità, l'Open Me la chiudo, a me fa pensare alla pubblicità, quella di 50 Shades of Grey, mi fa pensare alla pubblicità tipo di una crema idratante, tipo Nivea, e nel sottofondo la canzone, o perché c'è nella pubblicità, oppure sto tipo facendo dei viaggi mentali, non lo so. Sto pensando, non lo so, nessuno, Sorrentino no, non te tifo. Spectre non mi è piaciuta molto la canzone a me quest'anno. Facciamo Love and Mercy perché non la conosco. Passiamo ora alle nomination come miglior serie animata. E tra miglior serie animata c'è Arlo, The Good Dinosaur, che è il film Pixar. C'è Inside Out, The Peanuts Movie, e c'è Shaun la Pecora, e c'è Anomalisa. Io Anomalisa l'ho visto, mi sembra bellissimo, anche se il protagonista, io inizialmente vi dico questa figuraccia che ho fatto. La prima volta che ho visto un'immagine di Anomalisa, credevo fosse un film sull'udito. Infatti ho detto, ma davvero gli stanno a far film sull'udito? Va bene, è un altro discorso. Allora, io Arlo non l'ho visto perché mi è sembrato un film troppo per bambini. Inside Out, ne ho fatto una recensione, vi lascerò il link qui sotto. Mi è piaciuto molto. The Peanuts, io faccio questa coming out, non sono molto fan dei Peanuts. Shaun la Pecora, boh, forse anche questo è un pochino per bambini, non lo so. Quindi tifo per Anomalisa, anche perché sicuramente Inside Out vincerà l'Oscar, me lo sento. Come miglior film in lingua straniera sono candidati The Brand New Testament del Belgio, Francia e Lussemburgo, The Club del Cile, Welcome to the Club, c'era la canzone di 50 Cent, c'era anche il programma The Club, tipo ciao sono Marta, mi piace ballare, roba così, era tipo quella cosa da appuntamenti via sms, una cosa orribile, se non ve la ricordate, se eravate troppo piccoli per ricordarla, è un bene. Poi c'è The Fencer di Finlandia, Germania e Estonia, c'è Mustang che voglio vedere, me l'avete consigliato in tantissimi, della Francia, e Song of Soul dell'Ungheria, l'Italia ovviamente, ciao! Cioè pure l'Estonia, pure il Cile. I film che ho più nomination sono Carol, quindi spero che qualcosa lo porta a casa. Un 4 nomination, The Revenant, The Big Short e Steve Jobs, spero per loro. The Danish Girl, un pochino poche nomination, 3 solo. Passiamo ora ai Golden Globe, la parte TV, e parliamo un po', facciamo un pochino le socere. Come miglior serie sono state nominate per la serie dramma Empire, che io non ho mai visto, mi hanno detto che ha molto hip hop. Mr. Robot, che mi avete consigliato in tantissimi, ma io ancora non ho visto, mea culpa. Game of Thrones, che vabbè, lo sapete com'è, io lo vedo, eccetera, eccetera. E Narcos, che io voglio assolutamente vedere, è nella mia wishlist su Netflix da tantissimo tempo, però ora mi sono chiusa per vedere Doctor Who. Ho solamente finito la prima serie, quindi non mettete nulla, per favore, ne ho pietà di una che sta indietro anni e anni luce per vedere le serie, cioè tipo 10 anni in ritardo, sono così indietro che sembro quasi avanti per il vintage. E poi c'è Outlander, che a me pare un po' una cagata. Outlander, l'ho vista in genere le serie di Fox Life, a me non piacciono perché sono sempre quella cosa un po' tizia che vuole un po' essere, vedere qualcosa un po' romantichello, un po' piagnuoloso, quindi non è molto da me. Quindi non so, Mr. Robot e Narcos, io sono curiosissima di vedere Narcos perché sono sicura mi piacerà tantissimo, sono una tizia un po' alla Scarface, io adoro Scarface, mi piace un sacco Scarface. The world is yours. Mi piace anche il primo film di Scarface, che era in bianco e nero, era fighissimo, ve lo consiglio, hanno cambiato molto la storia, l'hanno riadattata, però ve lo consiglio. Quindi per questo io tifo per Mr. Robot, perché me l'avete consigliato in tanti, Game of Thrones, non è nuovo, ha gente un pochino conosciuta, quindi tifiamo per la novità. Come miglior serie musical e comedy sono state nominate Casual, che io non ho mai sentito, Mozart in the Jungle, che io avevo visto facevano su Sky Art, c'era l'attore che ha fatto Alex Large in Clockwork Orange, la volevo vedere, e se non sbaglio c'era anche Manuel, non lo so, oddio, quello là che ha fatto anche noi I giorni dell'arcobaleno, ero molto curiosa di vederlo. Poi nominate anche Orange is the New Black, ti supporto, Transparent, un'altra serie che voi mi avete consigliato in tantissimi, io non ho ancora visto, quindi ci sono troppe serie, cioè non so come trovate il tempo di vedere 10 ore una serie, non ce la faccio io. Poi c'è Silicon Valley, che io ho sentito che è molto molto bella, molti mi hanno parlato bene di Silicon Valley, io non l'ho mai vista, e Whip è vicepresidente incompetente, tipo sottotitolata in italiano, su una vicepresidente donna. A me sinceramente non fa ridere, ho provato a vedere le prime 3 puntate, però proprio non mi fa ridere, quindi niente.
Quindi si fa per Transparent. Boh, Orange is the New Black, già ha ricevuto delle cose, quindi Transparent. Come miglior performance nelle serie TV drammatiche c'è come attore John Hamm per Mad Men, ma ancora continua Mad Men, è finita. Io ancora devo vederla, però va bene. Rami Malek per Mr. Robot, Wagner Moura per Narcos, che figo che chiamasse Wagner di nome, che è proprio figo. Bob Odenkirk per Better Call Saul e Liv Schreiber per Ray Donovan. Boh, mai sentita questa serie TV? Boh. Allora, per chi tipo qua? Non lo so. Per il nuovo, per Wagner, dai, se ti chiami Wagner io faccio il tifo per te, Wagner, anche se John Hamm è figo secondo me, però vabbè. Mad Men ha ricevuto un sacco di candidature, ha fatto il suo tempo, dobbiamo andare oltre. Come miglior attrice sono candidate Caitriona Balfe per Outlander, per me è già un no, già che ti chiami così, no. Viola Davis per How to Get Away with Murder, io non l'ho vista, me ne avete parlato molto, però anche qui è su Fox Life, quindi per me è un po' roba da boh. No. Dramma, 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 quindi non lo so. Eva Green per Penny Dreadful, anche questa me l'avete detto in moltissimi, devo ancora vederla, abbiate tempo, devo ancora trovare il tempo, yeah. Ma la vedrò. Eva Green a me piace un sacco, è fighissima, è bellissima, è bravissima, ce l'ha tutte. L'altra nominata è Taraji Person per Empire e poi Robin Wright per House of Cards. A me Robin Wright piace molto, io però qui tifo assolutamente o per Viola Davis, andiamo per le attrici afroamericane, oppure per Eva Green. Ma andiamo avanti. Come miglior performance in una serie TV, musical o comedy, gli attori nominati sono Aziz Ansari per Master of Unknown. Questo mi compare molto su Netflix, io però non l'ho ancora vista. Ecco, Garcia Bernard, era quello là che vi dicevo prima che non mi veniva il nome. Per Mozart in The Jungle. Rob Lowe per The Grinder. Sarà sull'applicazione di incontri questa serie TV? Non lo so, voi ditemelo. Rob Lowe a me piace molto, mi sa molto simpatico. Poi c'è Patrick Stewart per Blunter Talk, mai sentita, non so chi sia lui, ma va bene. Jeffrey Tambor per Transparent. Allora, Jeffrey, io voto per Jeffrey, mi sta simpatico. Stava anche nei Soprano, Jeffrey, se non sbaglio, faceva lo zio. Boh, io adoro i Soprano, vabbè, mi piacciono i film, le serie TV crime, si capisce? Sono anche fissata con delle serie TV crime poracce, tipo Criminal Minds, ecco, non mi veniva il nome. Allora, io qui tifo per Gael Garcia Bernal, perché magari comincia a ritorna a fare film come si deve, quindi credo in te. Per le attrici sono nominate Rachel Bloom per Crazy Ex-Girlfriend, già sembra una serie di merda, Jamie Lee Curtis per Scream Queen, sì, arriverà la recensione di Scream Queen, sono arrivata alla puntata numero 3, datemi tempo. Jamie Lee Curtis è una tosta, mi piace un sacco. Poi Julia Louis Dreyfus per Whip, come vi ho detto, noiosa quella serie. Poi Gina Rodriguez per Jane the Virgin, Lily Tomlin per Grace e Frankie. Allora, Grace e Frankie mi sembra molto divertente, tipo Golden Girl come serie TV. Io tifo qui per Jamie Lee Curtis, così continua sono Scream Queen, oppure per Gina Rodriguez in Jane the Virgin, perché c'era come ospite Britney Spears. Quindi è bello, è bellissimo, non l'ho ancora visto, ma meraviglioso. Per le nomination come miglior performance in una miniserie o TV film ci sono candidati Idris Elba per Luther, mai sentito questa serie TV, boh. Poi Oscar Isaac, Show Me a Hero, che Oscar Isaac è lo stesso che ha fatto per Capitano Poe per Star Wars. A me lui non sta simpatico, no. Tutti dicono, tutti pazzi per lui, no. Poi c'è David Oyelowo per Nightingale, ma chi l'ha mai sentita sta roba? Non lo so. Mark Rylance per Wolf Hall e Patrick Wilson per Fargo. Ah, Fargo io ancora devo vedere la prima stagione, ho visto il film, mi è piaciuto il film, anche se non è il mio film preferito dei Coen. Tifiamo per Fargo. Come attrici invece sono nominate Kristen Dunst per Fargo, Lady Gaga per American Horror Story Hotel, Sarah Hay per Flesh and Bones, Felicity Hoffman per American Crime e Queen Latifah per Betsy. Allora, io Queen Latifah la adoro. Felicity Hoffman è bravissima. Lei ha fatto un film molto bello che si chiama Transamerica. Dovrei rivederlo per vedere se effettivamente è un po' stereotipato o no. Però mi era piaciuto tantissimo, l'ho visto un millennio anni fa, tipo 10 anni fa. Quanto sono vecchia. Sarah Hay non la conosco, sicuramente sarà meglio di Lady Gaga nel recitare. E poi c'è Kristen Dunst, che è molto brava come attrice. Non mi sta particolarmente simpatica, perché la vedo sempre un pochino shishi. Boh, non lo so, non mi sta particolarmente simpatica. Poi la dentatura è uguale a quella di mia nonna. Boh, strano vedere. È tipo rubato i denti. Boh.
Ma va bene, io quindi qui voto per Queen Latifah. Sì, Lady Gaga non sa recitare. Probabilmente dicevamo l'altro tempo fa che forse si era comprata questa nomination. Però davvero, puoi nominare Lady Gaga come miglior performance non protagonista in una serie, una miniserie, un film TV. Come migliori attori sono stati nominati Alan Cumming per The Good Wife. Good Wife, sempre qui, mai visto, boh. Damian Lewis per Wallfall. Mai sentito, non so che è. Sarà una cosa di storia, boh, saranno quei film in costume fatti male. Boh, io ho tentato di vedere anche Tudor. Sì, mi piaceva il fatto che fosse molto scopericcio, tipo True Blood, però era noioso, noioso, noioso. C'è Ben Mendelsohn per Bloodline. Mai sentito, non ne ho idea. Tobias Menzies per Outlander, ma è una cosa sudamericana, che è tipo una soap opera sto Outlander, no? Christian Slater per Mr. Robot. Così, a occhi chiusi, Mr. Robot, Christian Slater, sì. Come miglior attrice non protagonista c'è Uzu Aduba per Orange is the New Black, nel personaggio Crazy Eye, io lei l'adoro, è molto brava. Joan Froggatt per Downton Abbey, non ho mai visto Downton Abbey, faccio questa affermazione, però mi hanno detto tutti che è molto bello, io da esterno sembra una cosa un po' off, però non l'ho mai visto, quindi ditemi se è bello o no. Poi c'è American Crime, Regina King, che figo chiamarsi Regina King, cioè... Wow, spero che sia tipo il suo nome vero. Cioè, anch'io vorrei chiamare tipo la mia figlia Regina King, come Regina Re, boh, fighissimo. Tipo la famiglia Gold, non so se vedete il banco dei pugni, però si chiamano Gold di cognome, fighissimo. Anch'io vorrei un cognome come Gold, Disney o roba del genere. E è nominata anche Judith Leigh per Transparent e Maura Tierney per The Affair. Mai sentita sta roba. Io voto così su Uzu Aduba. Come miglior serie o telefilm sono stati nominati Ruolo di Tamburi, American Crime, boh, Wallfall, boh, Flesh and Bones, boh, non morire, non ne conosco una, Fargo, che non ho visto, e American Horror Story Hotel. Posso dire sinceramente che American Horror Story Hotel non si merita minimamente questa candidatura. Questa serie fa cagare, almeno in questa stagione. Le altre stagioni erano anche... però questa no. Quindi io la darei boh a American Crime, a caso. Poi vediamo quando danno effettivamente i premi, se ci ho azzeccato oppure no. Queste erano tutte le mie predizioni, le mie idee sui Golden Globe. Voi fatemi sapere che cosa ne pensate, quali sono le vostre, per cosa fate il tifo. Se ho citato delle cose che non avevo assolutamente che idea di cosa fossero, invece voi le conoscete, me le consigliate, non le consigliate, ditemi la vostra opinione. Ditemi anche voi per chi fate il tifo. Potete scrivere nei commenti, scrivetemelo anche sui miei social, dove volete. Se volete fare un video di risposta, come volete, non ci sono più i video di risposta, però va bene, me lo linkate. Grazie mille per aver visto tutto questo video, grazie mille se vi è piaciuto questo video, l'avete condiviso con qualcuno, avete messo mi piace a questo video, grazie, siete molto gentili. Se vi piacciono i miei video e quindi vi siete iscritti al mio canale, grazie mille, vi voglio bene bamboli. Grazie mille per aver visto tutto questo video, qui sotto trovate il link per tutti i miei social e noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!